Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo. Notizie positive e negative nel bilancio sull'ordine pubblico e la sicurezza stilato dalla Prefettura per il 2019. Diminuiscono complessivamente i reati, ma aumentano furti in abitazione e violenze sessuali. Ci racconta di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. Nel 2019 i reati in provincia di Teramo hanno fatto registrare complessivamente una diminuzione del 4,92% rispetto all'anno precedente. Un dato positivo con alcuni punti dolenti, rappresentati dai furti in abitazione che nei territori di transito come Sant'Egidio alla Vibrata quasi triplicano, dai morti sulle strade che passano da 7 del 2018 a 10 nel 2019 e le denunce di violenza sessuale che da 19 aumentano a 28 casi. La Prefettura di Teramo è in prima linea sull'ordine e la sicurezza pubblica e annuncia un potenziamento di un piano di controllo integrato che vede operare insieme forze di polizia locali e comuni. Aumentano anche le violenze sessuali, l'abbiamo visto nel 2019, il dato è aumentato e corrisponde anche purtroppo a un andamento di carattere nazionale. Noi, per quanto riguarda, sapete che stiamo lavorando anche per quanto riguarda, abbiamo fatto la prima relazione semestrale sul protocollo antiviolenza. Stiamo lavorando con l'università su alcuni dati statistici che possiamo riportare e incrementeremo sicuramente l'attività in questo settore, perché purtroppo il coordinamento, il fatto che tra gli enti ci sia una circolarità informativa assoluta e che non ci siano sfasature, questo è molto molto importante. Aumentano i morti sulle strade, purtroppo questo è dovuto a comportamenti scorretti, che dobbiamo cambiare, non c'è niente da fare, perché altrimenti le cattive abitudini si devono cambiare, perché sembra tutto possibile, invece non lo è. La guida al volante esige una massima e costante attenzione. E adesso la politica che ci porta a Chieti. Il segretario della Lega Matteo Salvini è in ritardo, l'incontro previsto alle 13.30 è slittato per impegni che si sono susseguiti per quanto riguarda Matteo Salvini. Andiamo in diretta da Chieti, dove per noi c'è Giuseppe Dintino. Allora Giuseppe, quando arriverà Salvini e che cosa è successo questa mattina? Raccontaci tutto. Sì, buongiorno. L'arrivo di Matteo Salvini è previsto tra poco tempo. La campagna elettorale del leader della Lega non si è fermata un attimo dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Nei giorni scorsi era a Napoli, questa mattina a Lecce, ed è per questo che arriverà in ritardo a Chieti tra poco per sostenere il candidato sindaco leghista Fabrizio Di Stefano. Come intanto possiamo già darvi una notizia, ovvero che il presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Liberato Aceto, la consigliera Nicoletta Di Biase e l'assessore alle politiche sociali Emilia De Matteo sono ufficialmente saliti sul carro della Lega, quindi hanno lasciato le loro formazioni politiche in cui sono stati eletti e hanno aderito al partito di Matteo Salvini, che come dicevo è atteso tra pochissimo qui in prefettura a Chieti, e attenderlo ovviamente anche il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano. Abbiamo ascoltato le sue parole, ascoltiamole. Io credo che questa è una città che, forte dei suoi 3200 anni di storia, ha un'identità, una tradizione, un patrimonio culturale non comune, che non può essere utilizzato soltanto come un orpello da giacca, ma deve essere valorizzato perché nella società del terzo millennio diventi volano di economia, cogliendo le opportunità che l'Europa ci offre, cogliendo le ricchezze di questa città, che non è soltanto la parte alta ma è anche la parte bassa, con una università che è un fiore all'occhiello dell'Abruzzo ma che deve essere meglio integrata col tessuto sociale, con un ospedale che è un'eccellenza ma che ha bisogno al più presto di un intervento di ristrutturazione, perché ci sono due bracci che sono dichiarati inagibili, e soprattutto perché manca di un parcheggio importante, perché è davvero ignominioso vedere gente che afferisce a quella struttura e dover girare e elemosinare un parcheggio, perché questo non c'è, non è da città della nostra cultura e da città che ha una vocazione sociale come Chieti. La sua candidatura sarà sostenuta solamente dalla Lega?
Io auspico una convergenza globale del centrodestra. Certamente abbiamo già raccolto diverse altre formazioni, da cominciare dall'UDC, che io ringrazio per la disponibilità e per la fiducia nella mia persona, per andare a Idea Abruzzo, una importante lista civica che qui a Chieti ha una storia e una tradizione, per continuare anche con, di fatto, con la disponibilità di massima di Fratelli d'Italia, convergere sulla mia figura, e con una, ovviamente un'altra lista che, vista la disponibilità che non mi aspettavo di tanta gente che per la prima volta mi chiede di volersi impegnare in prima persona, andremo quindi a costituire un'altra lista. E poi auspico che arrivino anche altre formazioni, ma se così non dovesse essere non ne faremo un problema. Io credo che soprattutto l'alleanza, la forza sarà data dalla città, dai cittadini e da coloro che mi vorranno manifestare, come già lo stanno facendo in tantissimi, apprezzamento e fiducia. Dunque queste le parole di Fabrizio Di Stefano. Ad attendere Salvini però, Giuseppe, non ci sono soltanto i sostenitori della Lega, ma ci sono anche le sardine, che sono arrivate anche a Chieti, un movimento che si è sviluppato, come sapete tutti, da Bologna nel corso delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che poi, diciamo, ha anche dato una mano forte a Bonaccini per la vittoria finale nella tradizionale roccaforte del centro-sinistra. Giuseppe ha incontrato anche le sardine questa mattina lì a Chieti. Sì, anche a Chieti non sono mancate le contestazioni. Innanzitutto ci sono stati anche i lavoratori del Ciapi che ce l'hanno in particolare con l'assessore leghista Fioretti, dopo che la maggioranza regionale ha deciso di staccare la spina alla fondazione che si occupa appunto di formazione. E anche, come dicevi, le sardine che sono sbarcate qui a Chieti, si sono definite sardine questi contestatori della Lega, e allora ascoltiamo le loro ragioni. Che cosa volete contestare? Che cosa gli diresti a Salvini se ce l'avresti davanti? Che Chieti non si lega, Chieti non condivide la sua politica, il suo modo di fare politica, Chieti è antifascista, non è razzista, non è omofoba. Tra poco a Chieti si voterà per il sindaco, pensate, siete solo per contestare Salvini o siete anche in appoggio a qualche altra forza politica? No, noi siamo qui solamente per contestare la Lega e il modo di fare politica della Lega. Non siamo un partito politico, non abbiamo nessun candidato. E dunque chiara anche la posizione delle sardine, la contestazione, insomma, che si fa a Salvini ormai è nota, quella di essere in qualche modo il prototipo dell'ultradestra, della destra che si richiama a ideali del passato, a ideali fascisti. Giuseppe, io ti ringrazio per questo collegamento da Chieti, chiaramente ci dirai di più della visita di Salvini nel corso delle edizioni del nostro telegiornale. Grazie ancora a Giuseppe Dintino e a Loris Bennato per questo collegamento in diretta. Noi continuiamo con il nostro telegiornale e continuiamo a parlare di politica andando ad Avezzano, dove è stata ufficializzata la candidatura a sindaco della città del civico Mario Babbo. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Abbiamo ascoltato la città, l'abbiamo girata in lungo e largo, si è creata una squadra molto solida. Mario Babbo, avvocato, rugbista di lungo corso ed ex consigliere comunale di Avezzano, si candida a sindaco della città. Alla base del programma un fermento che proviene dal basso, come ci tiene a precisare lo stesso Babbo. Mario Babbo è stato scelto per timoneggiare un civismo di tipo allargato, una tavola tonda, a più sedie e senza poltrone. Il nostro motto, diciamo, è quello di generazione 5.0. Che tipo di squadra c'è dietro la figura di Mario Babbo come candidato sindaco per Avezzano? C'è una squadra solida, ti ripeto, avevamo iniziato a dialogare con dei gruppetti di amici, se ne sono aggiunti sempre altri, la squadra si è allargata. Io oggi non vorrei neanche parlare di liste, voglio parlare di gruppi, perché i gruppi ce ne sono, c'è il mio, c'è quello di tutta una serie di ragazzi, anche ex amministratori, Pierluigi Di Stefano, Roberto Cotturone. Utilizzando per concludere un termine rugbistico che è anche di sua competenza, se questo progetto dovesse arrivare alla meta, come cambierà Avezzano? Avezzano cambierà semplicemente con una ventata di innovazione, con le cose semplici. Qui si pensa che si debba parlare di politiche migratorie, chissà di che cosa, ma in realtà dobbiamo guardare quelli che sono i problemi che la gente affronta tutti i giorni, quelli che abbiamo riscontrato. La nostra campagna elettorale sostanzialmente prevederà una cosa, un paio di scarpe nuove che ci permetterà di girare a piedi Avezzano. Mario Babbo è un progetto
progetto che è nato qualche mese fa. Eravamo entrambi amministratori, io ero amministratore di maggioranza, l'assessore, lui era consigliere di opposizione. È nata un'associazione, l'associazione Avezzano del Cuore, che ha appunto una sede proprio perché ad Avezzano, Avezzano città necessitava di uno spazio di riflessione politica. Il programma, proprio perché è movimento civico, abbiamo deciso di sottoscriverlo con la città di Avezzano e quindi di scriverlo con la città di Avezzano. È un progetto libero e civico, ma che comunque ha un'apertura massima a chi voglia sposare il progetto, a chi voglia sposare le idee. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Il futuro è partecipato. Questo è il tema dell'evento organizzato dalla Regione oggi a Montesilvano, presso il Grand Hotel Adriatico, dove il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale hanno inquadrato di fronte a 200 amministratori abruzzesi la cornice regolamentare europea entro la quale sarà possibile per i comuni partecipare ai progetti e all'uso delle risorse che saranno stanziate e destinate proprio alla nostra regione da parte di Bruxelles. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dopo l'appuntamento di Roseto degli Abruzzi del 16 dicembre scorso, rivolto ad un partenariato diversificato, nell'incontro di oggi a Montesilvano il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale hanno inquadrato agli amministratori locali abruzzesi la cornice regolamentare europea entro la quale sarà possibile per i comuni partecipare alla progettualità e all'uso delle risorse che saranno prossimamente destinate alla nostra regione. L'Europa ha dato come priorità quello dell'innovazione, della sostenibilità ambientale, rientra un po' quasi tutto insomma, dentro questa grande cornice dell'emergenza climatica, della sostenibilità ambientale, della riconversione energetica, dell'efficientamento, e quindi su questi temi l'Abruzzo può e deve dire la sua, anche perché è Regione Verde d'Europa e quindi abbiamo tutte le caratteristiche per porci come capofila in Europa di progetti di questo tipo. Però dobbiamo anche avere il coraggio di fare delle scelte sull'impiantistica, sui rifiuti, la depurazione, il risanamento idrico e idrogeologico del nostro territorio e quindi unire ai fondi europei altri investimenti. Il nostro schema è molto semplice: se avremo condiviso in precedenza tutta la strategia di richiesta di investimenti della nuova programmazione europea 21-27, quando questa arriverà saremo già pronti a partire e quindi non attenderemo alcuni anni prima di vedere le prime risorse investite. Questa è la logica, credere tutti insieme nel futuro della nostra regione, che deve diventare una regione moderna, efficiente, funzionale, sostenibile ed industriale. Ruolo centrale sarà riassegnato ai sindaci, ai quali è stata tolta centralità negli anni. Quindi noi, con tutta una serie di interventi, dall'associazionismo al supporto di personale qualificato fino ad arrivare all'introduzione di istituti di misure di prossimità al cittadino, siamo pronti ad avviare questa fase di programmazione partecipata fino a maggio, momento in cui sarà scritto il documento unico strategico. Adesso andiamo a Lanciano per occuparci di sanità. Dura reazione del sindaco Mario Pupillo alla decisione di privare della direzione sanitaria l'ospedale Floraspe Renzetti. Pupillo promette proteste clamorose contro le decisioni del manager della ASL di Chieti Lanciano Vasto Shell, che dice il primo cittadino fa scelte scellerate. Vediamo. L'ennesima umiliazione del territorio frentano. Questa la reazione del sindaco di Lanciano Mario Pupillo dopo la decisione di privare della direzione sanitaria di presidio l'ospedale di primo livello Renzetti, come anche il San Pio di Vasto. Una decisione romana che ricade sui territori in questione, con conseguenze devastanti sull'organizzazione degli ospedali e quindi sui servizi alla popolazione. Alza forte la voce il sindaco contro i vertici dell'ASL provinciale. Le due direzioni sanitarie di presidio di Lanciano e Vasto sono state soppresse per creare un'unica figura che dovrà dividersi tra le due città. E Pupillo chiede con chi sia stata concordata questa decisione e a cosa serva il comitato ristretto dei sindaci. Nel mirino il direttore generale ASL Shell, nel fermo obiettivo di opporsi con tutte le forze contro la politica che non vuole il bene dei cittadini e priva di risorse la sanità pubblica ogni giorno di più.
E questa è una ulteriore diciamo scelta negativa di Shell, che continua, dopo aver trasferito i laboratori di analisi nell'area teatina, adesso va a ridurre quello che è la possibilità di un ospedale di gestirsi. È una scelta che rientra in una spending review che non ha senso, perché questa scelta non è stata condivisa con i sindaci, non è stata condivisa con il territorio, e quindi è una sorta di dittatura che Shell sta mettendo in atto, con il silenzio assordante del centrodestra, degli assessori e dei consiglieri regionali del centrodestra, che evidentemente sono d'accordo con questa gestione dell'azienda. Allora, insieme ai sindaci e alle popolazioni dei territori, noi andremo a svolgere un'attività di contrasto che sarà anche abbastanza chiassosa e anche clamorosa. Cambiamo ancora una volta argomento, torniamo a Pescara. Il mercato svizzero, una opportunità per l'Abruzzo, questo è il tema del seminario organizzato dall'Agenzia di Sviluppo in collaborazione con la Camera di Commercio italiana in Svizzera, e relativo alle opportunità commerciali presenti nel mercato per le nostre imprese. Vediamo il servizio. Questo incontro è importante per parlare delle opportunità per le aziende e imprese abruzzesi nel mercato svizzero. Quali soprattutto le occasioni per le nostre aziende? Ma innanzitutto il focus di oggi è su due settori in particolare, agroalimentare e meccanica. Sono senz'altro due settori per i quali il mercato svizzero rappresenta uno sbocco interessante anche per imprese abruzzesi. Si tratta di un mercato ricco, vicino, quindi presenta molte facilitazioni per le nostre imprese, che già partiamo da un posizionamento buono, perché la Svizzera rappresenta il decimo mercato per le imprese abruzzesi per quanto riguarda le esportazioni. Però c'è ancora molto, molto da fare, perché è un mercato abbastanza difficile, dove c'è bisogno sicuramente di non presentarsi singolarmente, dove c'è bisogno di un accompagnamento professionale. La Camera di Commercio di Chieti Pescara, attraverso la sua agenzia di sviluppo e soprattutto la Camera di Commercio italiana per la Svizzera, con cui abbiamo avviato questa collaborazione, può essere senz'altro un partner importante per imprese abruzzesi per approcciare nella maniera giusta questo mercato. L'iniziativa di oggi si inserisce, diciamo, in un nuovo piano per far sì che più aziende possibili possano entrare nel mercato svizzero? Senz'altro, il nostro interesse è quello di ampliare le imprese esportatrici, migliorare i tassi di esportazione delle imprese abruzzesi, cercando di trovare gli sbocchi giusti, soprattutto per quei settori che sono potenzialmente più importanti per le esportazioni, partendo dall'Europa prima di guardare ad altri mercati, ad altri continenti. Sicuramente è più facile approcciare il mercato europeo e un mercato come la Svizzera in questo caso. Torniamo a Lanciano, al via i nuovi interventi dedicati alla messa in sicurezza e alla manutenzione della rete stradale cittadina per un investimento di 140.000 euro. In piazza D'Amico sarà realizzato un percorso preferenziale per disabili. Vediamo il servizio. Primavera alle porte, condizioni meteo favorevoli, al via i nuovi interventi sulle strade di Lanciano. Lavoro in corso in piazza D'Amico, che vedrà, oltre alla posa di nuovo asfalto su tutto l'anello e la sistemazione dei tratti più ammalorati, anche la realizzazione di uno scivolo per disabili con la totale eliminazione delle barriere architettoniche. Un intervento prezioso per consentire l'utilizzo in autonomia a tutti dei mezzi pubblici. E poi altri interventi che si susseguiranno in sequenza, grazie ai 144.000 euro finanziati con fondi di bilancio derivati da un capitolo particolare dedicato alla manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Operai e mezzi in attività in località Gaeta su rampe rotatorie che portano a Villa Andreoli e al centro commerciale Oasi, zona trafficatissima che necessitava di assoluta messa in sicurezza. Asfalti che proseguiranno sulla strada comunale Torre Sansone Feltrino e ancora l'Iconicella
e a Candeloro, poi in Viale Cappuccini dalla Chiesa di San Pietro fino allo Stadio Biondi, via Santo Spirito, la riasfaltatura dal Circolo Tennis fino al semaforo per i centri commerciali, gli attraversamenti pedonali rialzati, intervento previsto a seguito delle numerose sollecitazioni da parte dei residenti per la riduzione della velocità delle auto in transito. L'assessore ai lavori pubblici, Giacinto Verna. Lo so che i lavori che vengono richiesti, che mi vengono portati come richieste ogni giorno sulla scrivania sono tantissimi, sono più di 350 km di strada della città di Lanciano e di tutte le contrade, non sempre riusciamo a mantenere gli impegni perché è difficile, ma tutti i giorni ci proviamo e tutti i giorni non ci sottraiamo, non solo come amministrazione e io quale assessore ai lavori pubblici, ma parlo degli uffici dei lavori pubblici, non ci sottraiamo a questo impegno di dare soddisfazione alle legittime richieste dei nostri concittadini. Continuiamo intanto nel monitor di servizio a seguire la diretta da Chieti, aspettando l'arrivo del segretario della Lega Matteo Salvini. Nel frattempo apriamo la pagina dello sport e ci occupiamo del Pescara, seduta di allenamento in vista dell'impegno di domenica sera allo Scida di Crotone. Nei biancazzurri ha lavorato con il resto del gruppo anche Campagnaro e questa è una buona notizia per l'allenatore Le Grottaglie, considerando l'emergenza in difesa. Gara importante per i biancazzurri, ma anche sul fronte pitagorico, come ammette Salvatore Molina. Gara affidata a Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, a coadiuvarlo gli assistenti Oreste Muto di Torre Annunziata e Fabio Scirru di Nichelino, quarto uomo Alessandro Prontera di Bologna. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. L'emergenza difesa in casa Pescara rimane, ma nella seduta mattutina si è rivisto in gruppo Ugo Campagnaro. L'argentino infatti ha svolto il lavoro insieme ai compagni di squadra e si candida per una maglia da titolare, soprattutto considerando che dietro scelta non ce n'è. Anche perché Scognamiglio ha continuato nel lavoro a parte facendo solamente dei giri di campo e allo Scida sarà certamente out. Così come Balzano, che non ha partecipato alla seduta agli ordini di mister Le Grottaglie. Campagnaro e Lizalde dunque in due per la terza maglia, accanto a Bettella e Drudi che saranno in campo contro il Crotone. Il recupero del sudamericano potrebbe dare un'opzione in più al tecnico, seppur magari con un impiego part-time, anche visti i problemi di Del Grosso, che ha lavorato a parte insieme a Tumminello, che sta tornando piano piano in condizione dopo il brutto infortunio rimediato nella gara di Cosenza del girone d'andata. Durante l'allenamento, piccolo problema per Luca Clemenza, che ha preso un colpo ed ha abbandonato la seduta anzitempo, leggermente claudicante. Non dovrebbe però esserci alcun problema per l'eventuale suo impiego domenica sera contro il Crotone, una gara che apre un ciclo terribile per il Delfino, ma dal quale passa molto del futuro del campionato biancoazzurro. È arrivata questa sconfitta che fa male per come è arrivata, visto il gol nei minuti finali e visto la prestazione che abbiamo fatto per tutta la partita. Come reagire? Secondo me continuando a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, lavorando duramente con i concetti del mister, secondo me già da Pescara possiamo riprenderci quello che abbiamo perso a Castellammare. Come tutte le partite di Serie B non ci sono partite semplici, quindi ci aspettiamo un avversario insidioso e quindi ci prepariamo al meglio come tutte le settimane. Sicuramente da inizio anno le mura amiche ci hanno dato una grande spinta, una grande forza e lo dimostra il fatto che abbiamo fatto tanti punti in casa e sono convinto che anche domenica con il Pescara sarà uguale. È dettato dal lavoro quotidiano sia mio ma anche della squadra, perché se fai bene è anche merito dei compagni che ti mettono nelle condizioni di poterti esprimere al meglio. È un campionato molto equilibrato. Non è facile ottenere il secondo posto, non è facile entrare nei playoff e allo stesso tempo non è facile neanche salvarsi, quindi è tutto aperto e lo sarà fino all'ultima giornata e noi lotteremo per ottenere il nostro traguardo fino alla partita col Trapani.
E adesso andiamo in Serie C, sabato in campo il Teramo a Rieti e quella del Maglio Scopigno sarà la partita d'esordio per Cettoio Di Mascio sulla panchina biancorossa. Da adesso fino al 26 di aprile il Diavolo infatti avrà 7 gare in trasferta da sfruttare al massimo per rincorrere una migliore posizione in classifica. Il servizio di Jacopo Forcella. Prove tecniche in vista della trasferta di Rieti. Cettoio Di Mascio continua a testare le potenzialità del Teramo in ottica rush finale di campionato, nel quale saranno 7 le sfide che il Diavolo affronterà lontano dal Bonolis, appunto le trasferte, quelle che hanno spesso condizionato il percorso di crescita della formazione biancorossa, anche sotto la gestione di Bruno Tedino, ma a cui adesso va posto rimedio. Partendo proprio dal Maglio Scopigno, campo non impossibile dal punto di vista dell'avversario, fanalino di coda della graduatoria del Girone C. Anche perché le successive non saranno affatto morbide, sempre sulla carta, come quella di dopodomani. Le prossime vedranno infatti i biancorossi di scena a Pagani, a Caserta e Bisceglie in rapida sequenza, a Terni, a Reggio Calabria contro l'attuale capolista e infine a Catania. Insomma, non proprio le gare fuori casa più semplici che ci possano essere. Ed ecco perché l'occasione con Rieti va sfruttata a pieno, considerando poi che tra le mura amiche, dove il Teramo rende al massimo, può essere ipotizzato già un percorso di alto profilo. In ottica formazione, Di Mascio nei giorni scorsi ha approvato la coppia Magnaghi-Minelli, ma è evidente che il nuovo allenatore voglia anche capire se Bombagi sia ormai diventato la spalla ideale della prima punta, ed è per questo che nella seduta odierna l'ex Pordenone, troppo isolato sabato pomeriggio col Monopoli, ha ripreso il posto di seconda punta con Costa Ferreira, che avrà il ruolo di ispirare tutti e due. Mungo è stato inserito come mezzala insieme a Dilari e Viero e la retroguardia formata da Piacentini e Soprano, ma non è da escludere che la squalifica di Santoro possa convincere Di Mascio ad inserire K tra le linee per formare quel trio giovane che possa consegnare minutaggio al Teramo e metterlo nella graduatoria dei contributi erogati dalla Lega. Quando tornerà Santoro invece il problema sarà superato agevolmente, anche perché l'ex Palermo è ormai diventato un punto fermo della mediana biancorossa. Dunque parte la lunga volata per conservare il posto nei playoff con l'obiettivo di migliorare l'attuale posizione in classifica, un obiettivo che non può non passare però da un rendimento esterno migliore rispetto a quello mostrato finora. Ma obiettivi di carattere statistico non ne ho mai parlato e non mai lo farò, ma non è né un problema né di scaramanzia né di, è perché nel calcio siamo tutti abituati a sapere che quelli che sono certi proclami o certi obiettivi vengono smentiti il giorno dopo. Quello invece di cercare di fare bene con questo gruppo di ragazzi, che cercando di renderlo più coeso, cercando di creare in loro quella voglia, quella disperazione, quella ferocia che una squadra che vuole ottenere qualcosa in più deve avere, questo proverò a farlo insieme al mio staff con tutte le mie forze. Prima di chiudere il TG torniamo in diretta da Chieti, dove c'è Giuseppe Dintino in attesa dell'arrivo del segretario della Lega Matteo Salvini. Giuseppe, ci sono notizie di quando arriverà Salvini o insomma c'è ancora da attendere, sta arrivando? Qual è la tua sensazione? Sì, Salvini è in arrivo, dovrebbe essere qui tra pochi minuti, perché abbiamo avuto notizia pochi minuti fa che era appena uscito dal casello autostradale, quindi dovrebbe essere qui a momenti. Dovrà rispondere di tante cose Salvini, anche di quello che sta succedendo all'interno della Lega Abruzzo dopo la spallata di Teramo a Giuseppe Bellachioma e dopo la fuoriuscita dal partito e poi il dietrofront del capogruppo quaresimale. Quindi ci sono tensioni alla Lega Abruzzo e Salvini, immaginiamo, parlerà anche di questo. Adesso tra qualche minuto, presumo, dovrebbe essere qui, restituisco la linea allo studio. Sì, allora Giuseppe, noi purtroppo dobbiamo chiudere questa edizione del telegiornale, mostreremo ovviamente l'arrivo di Salvini a Chieti, alla conferenza stampa, le dichiarazioni che vorrà rilasciare ai colleghi giornalisti, al nostro Giuseppe Dintino, nel corso della prossima edizione del telegiornale alle ore 19. Per il momento, come detto, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.